Buongiorno e bentrovati con il TGL News delle 16. Sono stati attimi di terrore alle 12 di questa mattina alla filiale Credit Agricole di Via Bianchi a Piacenza, assaltata da tre malviventi entrati a volto coperto e armati di taglierino. I rapinatori, che parlavano con accento meridionale, si sono fatti consegnare i soldi delle casse, poi hanno legato e chiuso in una stanza tutti i presenti, vale a dire il personale e una decina di clienti. Poi sono usciti a piedi raggiungendo un'auto dove presumibilmente c'era un complice ad attenderli. Secondo le prime stime, il bottino del colpo si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro, indagano i carabinieri. Sono esasperati i residenti e i commercianti di Via Pozzo dopo l'ennesimo fatto di cronaca nera, la maxi rissa di ieri sera che ha coinvolto un centinaio di giovani africani. Vogliamo un presidio fisso delle forze dell'ordine, la voce comune che si leva da chi quotidianamente assiste, soprattutto nel tardo pomeriggio e alla sera, a scene di piccola o grande inciviltà. Dopo la tregua di tre giorni all'inizio della scorsa settimana, con valori di polveri sottili nell'aria sotto la soglia massima consentita di 50 microgrammi per metro cubo, le centraline hanno ricominciato a registrare concentrazioni di PM10 preoccupanti. Ieri è però andata decisamente meglio, il vento caldo ha infatti spazzato l'aria facendo scendere le concentrazioni di particolato a 32 in città e 35 alla Besurica, valori che comunque sono sufficientemente prossimi al limite per non permettere di abbassare la guardia. Sei case cantoniere, un terreno edificabile e due immobili di pregio in centro storico a Piacenza. La provincia pubblica un nuovo bando per l'alienazione di 9 immobili, valore complessivo oltre 3 milioni di euro. Con i ricavi di queste alienazioni potremmo intervenire su scuole e strade, ha sottolineato il presidente della provincia Francesco Rollieri, che questa mattina ha anche presentato il piano di opere pubbliche. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Per questa edizione è tutto, il TGL News torna come sempre alle 18.